Gianni. Va bene. Eccola. Ciao Donatella, ciao Donatella, scusaci tanto per il ritardo, ma abbiamo avuto un problema, nel senso che non E mi era. infatti ero al cellulare con gli amici miei che mi avevano detto allora ti passiamo a prendere, ho detto guarda, sto chiamando un attimino e vi richiamo e usciamo perché ho tutto programmato. Ho Mi capito. sentite? Ci devi scusare, Donatella, Sì, veramente ti sentiamo. tanto. Va bene, sta caricando il video, però ancora non ti vediamo. Io vi vedevo, aspettate. Sì, prova ad avviarlo di nuovo. Il mio video. Vediamo, sì. Vabbè, Io sacca. Roberto, la faccia di Roberto la vedo. Sì, vedi un'immagine, una foto. Va bene, il tuo video non sta caricando. Boh, se carica, ho fatto poco fa, mi sono vista pure, tra l'altro. Adesso non so che cosa sta succedendo. Va Vuoi bene, provare a rifare la chiamata, Roberto? non credo che sia un problema della chiamata, Gianni, un problema di Ah, banda. Va bene, ok. ecco, al limite resta la foto. Va bene, allora Gianni, lascio a te la parola per la conduzione. Sono le 21:10, quindi fino a 21 È e 12. È 12, 12, quindi è fino a vero. quando Donatella sarà disponibile, insomma, per una mezz'oretta potremo fare la trasmissione. La parola a te Gianni e a te Donatella. Ciao, un saluto a Ok. tutti. Ciao, ciao. Sì, Roberto non ti allontanare però per favore. Allora, Donatella, dimmi tu quando puoi, cioè fino a quando possiamo fare affidamento sulla tua Ragazzi, gentile. un 15 minuti, 20 Ok, minuti va ce bene. l'ho a disposizione, Va anche bene. perché le Allora guarda, entriamo subito, diciamo, nel pieno. Questo è uno spazio che diamo praticamente alle associazioni, alla Sicilia, è una delle mission di Tipo Radicale, dare lo spazio alle associazioni e appunto volevamo appunto sapere da Donatella il panorama della situazione radicale in Sicilia, che era una cosa abbastanza in evoluzione. L'ultima volta che ci siamo sentiti era una cosa un po' in divenire. E a questo punto qual è lo stato dell'arte? dell'arte è che l'associazione c'è, nel senso che abbiamo organizzato anche un incontro pubblico con Michele De Lucia proprio venerdì scorso, Ah. sui contributi silenti con la segretaria generale, partecipano al dibattito la segretaria generale della NIDIL e CGIL, la parte della CGIL che si occupa proprio di precariato. Il dibattito è moderato da Antonio Matasso, che è il presidente regionale della FIGES, poi c'era pure ovviamente dell'ANCOT, il presidente provinciale, c'era un pubblico, non dico cospicuo, considerato che era un venerdì mattina alle 11, qualche consigliere comunale si è liberato, c'era consiglio ed è intervenuto, le registrazioni dovrebbero essere anche su Radio Radicale, abbiamo avuto anche una buona visibilità. Rai 3 è venuta, altre due televisioni, una TGMED Telemed che è un circuito regionale, Tele1, insomma, un po' dei contributi silenti, insomma, si è parlato anche qui a Palermo, e questo già è un ulteriore passo avanti. Per quanto riguarda le iniziative incardinate, intanto, meglio essere precisi, a livello individuale, ma è ovvio che presentandosi Donatella a livello individuale su certi percorsi delicati e politici come sono quelle delle prossime amministrative che ci saranno a Palermo, assumono una coloritura diversa. Ora i compagni di Radicali Palermo ovviamente sono informati anche a Roma qualche cosa, insomma, no, non sono all'oscuro di come mi muovo anche perché sono molto, molto, non ho nulla da nascondere. Che a Palermo da un bel po' si è avviato un percorso in continuità con quello che era il coordinamento dei gruppi che facevano parte del coordinamento Stop Omofobia, che ha permesso a Palermo la realizzazione di ben due Pride abbastanza partecipati, Pride ai quali i radicali sia l'anno scorso che quest'anno, i radicali di Palermo e l'associazione dedicata a Chisura hanno partecipato come organizzatori e promotori. Ora, cosa succede nel corso con Non ti sentiamo più.
evidente che in vista di competizioni elettorali ci si tende un po' a dividere. Io personalmente e politicamente ho continuato a seguire quel percorso con quei compagni di viaggio. Alcune di queste sigle politiche di movimento hanno trovato uno spazio di discussione e elaborazione politica in un cartello che si chiama Per Palermo Ora, che si è inventata, diciamo, nome e cognome, da Titti De Sipone, già parlamentare di Rifondazione Comunista, Ottavio Navarra, che è un editore ma è stato parlamentare, Salvo Lipari, presidente delle Arci, Rosanna Piraino, che è una delle architette più famose a Palermo. Insomma, abbiamo dato vita, insieme a altre sigle politiche, SL, IDV, la Federazione della Sinistra e con quanti ci stavano, questo discorso di elaborazione per vedere un poco di lavorare sul centro-sinistra per le competizioni elettorali. E in questi giorni si è animato il dibattito perché c'è un fiorire di candidature. Sabato abbiamo incontrato, come Per Palermo Ora, e io faccio parte di questo gruppo per quanto riguarda il tavolo politico organizzativo, da Borsellino, che dovrebbe essere una delle candidate. Domani incontrerò insieme agli altri amici del cartello Per Palermo Ora Leo Luca Orlando, per vedere un po', che questo è tutto un lavoro sul quale con i compagni di Palermo stiamo discutendo e valutando e vedendo un po', visto che poi sul piano nazionale non sappiamo come ci muoviamo. Qui a livello di percorso politico io posso dirlo non soltanto perché al di là del dividere e condividere un percorso politico con alcune di queste persone si è anche amici, come si è amici anche con persone che fanno parte del PID di Cuffaro, come dell'ex Forza Italia. Non è quello il problema. Il problema è che questo, per quello che ci riguarda, voglio dire, non c'è stata iniziativa che noi abbiamo condiviso. Nel momento in cui noi abbiamo proposto, a partire dall'anagrafe pubblica fino al testamento biologico, noi ci siamo ritrovati supportati anche per la trovare gli spazi, avere anche un supporto al livello di consiglieri di istituzionale, sempre da una certa frangia, diciamoci le cose, che PD piuttosto che IDV, piuttosto che al solito con Rifondazione Comunista a Palermo. Anche, quindi questo è il percorso che noi a livello, voglio dire, in un panorama più ampio, quali sono le posizioni elettorali, stiamo lavorando su questo percorso e vediamo un po' quello che succede ora in questi giorni. Quindi praticamente tu mi confermi... È difficilissima e delicatissima a Palermo. Mi confermi che la Sicilia è un pochino come regione a statuto speciale, un pochino fasse anche per quanto riguarda la vita, insomma, politica radicale? Non è il problema perché la Sicilia è a statuto speciale. No, vabbè, era un parallelismo così, arbitrario, insomma, tra il serio e il faceto. Come d'altra parte, non so d'altrove, sicuramente il PD siciliano è un doppio binario, ci sono alcuni deputati che continuano un dialogo col governo lombardo, col quale, insomma, a base del PD, ma non soltanto del PD, è contrario a questo accordo tecnico-politico su riforma che non abbiamo visto onestamente. Quindi c'è una situazione molto delicata e particolare anche sugli accordi, è tutto in divenire, in fieri. Quindi io voglio vedere un po' come finisce, fermo restando che oggettivamente, avendo cominciato un percorso di questo genere per queste competizioni elettorali, per quanto riguarda i radicali di Palermo, senza al momento dire io o altri compagni ci candidiamo, perché non abbiamo alcuna intenzione, guardate, è proprio un modo per ritagliare eventualmente, se riescono alcune cose eventualmente, dovesse essere, è presto per parlare di vittoria di un sindaco, di altro, per creare la possibilità anche ai radicali di Palermo, è uno spazio che noi ci teniamo aperto, che condividiamo, sul quale lavoriamo. Poi, come si dice dalle mie parti, non sono le vostre, come finisce si conta, vediamo quello che succede, tutto di venire in conto. Ho capito. Senti Donatella, tanto per non intrattenerti troppo, se noi adesso volessimo sapere e chiederti quanti radicali ci stanno in Sicilia, tu sapresti dirci? Al momento, sì. Guarda, ufficialmente, per quanto riguarda il centro-sinistra, però con
si stanno dilaniando e fioriranno. Davide Faraone, che è un deputato regionale del PD, ma è molto critico su tante posizioni. Fabrizio Ferrandelli, che è il capogruppo consigliere di DV, in rotta, o almeno così si leggeva dai giornali, con Luca Orlando. La Borsellino se risolve e scioglie dai nodi familiari i suoi problemi personali e politici che riguardano un eventuale accordo del PD con gli autonomisti moderati, cioè dipende dal PD molte cose. Ma se noi parlassimo proprio di militanti invece? Di militanti, di iscritti radicali? Iscritti radicali, noi guarda, questo c'è un gruppetto qua che voglio dire, lasciamo stare Sergio Rovasio che di Roma non lo disturberemmo, qualcun altro che non è residente a Palermo ma non è un problema di residenza, noi ci siamo, ti posso dire, 10-15, ci sta a vedere poi compagni come se la pensano eventualmente su, io stessa ti dirò, non mi interessa la competizione nel senso, una lista, eventualmente una lista di supporto al candidato che scegliamo tutti insieme. Lì è evidente che ci dovrebbe essere appena la situazione è un po' più chiara, ed è questione di qualche giorno, per quanto riguarda il centrosinistra, perché le primarie sono state fissate per il centrosinistra il 29 gennaio, quindi entro il 29 di novembre devono esserci pronti i regolamenti, e sul regolamento ci saranno problemi, perché l'altro giorno alla sede del PD, insomma, ci sono PD ha dei problemi enormi al suo interno, non soltanto a livello nazionale, ma anche locale, palermitano. Anche sui regolamenti, io non so, questo gruppo, questo spazio intitolato a Palermo Ora, nel quale noi siamo inseriti, come SEL, Federazione della Sinistra e altre associazioni, per carità, bisogna vedere il regolamento, tutto il resto, quanti candidati, ma bisogna vedere tante cose ancora, Roberto. Ti ripeto. No, io sono Gianni. Non so a questo punto se sperare e augurarmi che Rita Borsellino accetti la candidatura come sindaco per il centro-sinistra, ovviamente scioglie i suoi nodi, perché Rita Borsellino non è, ecco, se la voglio, non è di sinistra, proviene da un ambiente familiare decisamente di destra, ma non ha testa di partito, si è mossa negli anni nel mondo dell'associazionismo, quindi conosce le dinamiche dei movimenti, è uno dei nomi tra l'altro spendibili. Gli altri due candidati del centro-sinistra, che sono quelli ufficiali però, dichiarati, Faraone e Ferrandelli, sono due bravissimi dal mio punto di vista. Poi qua a Palermo le stilettate nei confronti dell'uno e dell'altro non mancano. Io, per quello che ho visto operati entrambi, sia a livello di consiglio comunale che regionale, perché Davide Faraone era anche, si è dimesso, era consigliere comunale, rimasto deputato regionale, hanno lavorato bene. Poi nessuno è perfetto, ti dicono all'esterno, non lo metto in dubbio. Però anche questi due giovani candidati hanno supportato alcune iniziative promosse ai radicali, e non sempre perché la sollecitazione è venuta dalla Corleo, perché si sono fatti sentire loro. E lo stesso vale per il gruppo della Borsellino, un'altra storia. Quindi attenzione, non è soltanto i radicali che devono rompere le scatole a Tizio, Caio e Sempronio, c'è stato una reciprocità, ecco, con questo gruppo di persone, di questi schieramenti, sia a livello di associazioni che di movimenti. La stessa cosa, a me mi dispiace dirlo, al momento su Palermo, pur avendo avuto contatti con ovviamente consiglieri e persone, PDL, non so più come si chiama, perché anche in Sicilia il PDL è un disastro, sono tutti rivoli, cioè c'è il sud di Michigan, non ci sto capendo, non ci si capisce più niente. Non c'è stata onestamente un'attenzione per le nostre proposte, ma non perché si dice ma tu sei sbilanciata verso il cosiddetto centro-sinistra. Io non sono sbilanciata da nessuna parte, né a destra né a sinistra, né per Tizio né per Caio. Il problema è che qua, per quello come ho vissuto io da sempre, a noi radicali locali, detto molto tranquillamente, a noi, certo, se c'è una Rita Borsellino io ci comincerei a pensare seriamente, come ci sto pensando,
seriamente a vedere di supportarlo. In caso contrario, a noi un sindaco che sappia risollevare questa città che è stremata da tutto e in tutti i sensi dal punto di vista del decoro ambientale, eufemisticamente parlando, è ridotta proprio male la città in tutti i sensi, dal punto di vista economico, sociale, ma anche quelle forme di tolleranza che si avevano nei confronti delle minoranze etniche, insomma ci sono degli episodi molto spiacevoli che sono accaduti in questi ultimi mesi a Palermo anche nei confronti di extracomunitari, di Vucumpra, non c'è un bel clima. Quindi io ti dicevo, a noi onestamente tanto militanti siamo e continueremo a fare le battaglie quelle lì che abbiamo incardinato e le continuiamo, che sono anagrafe pubblica, testamento biologico, perché ancora ad oggi continuiamo, però risposte sul risultato concreto non è che ne abbiamo, ecco, questo. Quindi io voglio aspettare un po' per vedere come si risolve il nodo personale politico di Rita Borsellino, dell'onorevole Borsellino, per vedere un po' eventualmente se, visto che già siamo inseriti in un percorso che si chiama Per Palermo Ora, buttare tutto all'aria perché si fa un passo indietro, o da parte mia la prima, anche degli altri compagni, mi sembrerebbe un po' non stupido, significherebbe come avere seminato tanto a destra e a sinistra per niente. Allora... Non ha senso andare dappertutto, ascoltare tutto, proporre oppure riscontrare un interesse per una certa cosa proposta dai radicali e poi defilarsi. Quindi, non sono più confusa che persuasa, sono convinta che il percorso che ho cercato di tracciare qui a Palermo sia nella direzione non più giusta, ma un'opportunità che si mantenere aperta questa parte di dialogo col cosiddetto centrosinistra palermitano sia una possibilità per noi per portare avanti o fare portare avanti da chi riteniamo adeguato e degno di stima per storia, per quello che ha fatto e per quello che significa. È uno spazio che dobbiamo... non possiamo mollare. Tu dici, ma perché sei così? Perché questi discorsi qua giustamente mi si dice, ma Donatella, ma qua con Pannella che va a cena con Berlusconi, ho detto, vabbè, una cena di dialogo, possiamo discutere quello che volete, fermo restando che è di tutta evidenza che per quello che riguarda poi le situazioni locali sono i militanti che conoscono la situazione locale, giusto? No, comunque sia questa cosa è così, non ci porterà molta, molta diciamo stima. Troppo patentemente ho delineato quel percorso che si era cominciati con le iniziative sui Pride, sui diritti della comunità LGBT palermitana e non solo, sul fronte delle giustizie e delle carceri. Quindi c'è tutto un lavorio di anni. Io non posso chiudere a quei compagni di viaggio con i quali siamo stati e siamo stati anche cercati per fare insomma, la giravolta. Giravolta la posso fare nel momento in cui mi si propone un'alternativa anche a livello che possa competere a livello di tutto. Allora ci vuole Fabrizio Ferrandelli e Davide Faraone, sono le persone degnissime secondo me, e ancora più degna c'è la Borsellino. Se riescono a propormi un'alternativa migliore alla Borsellino, allora però poi è tutto da dimostrare, perché ti ripeto, anche il gruppo della Borsellino che a Palermo si chiama un'altra storia, cioè non è che non ci sia avuto a che fare oppure non ci si è stati a lavorare su alcune cose, anche sui referendum per esempio, qualcosina molto in maniera defilata, perché noi poi siamo un po' strani, non li abbiamo promossi noi, quindi noi magari andiamo a votare liberamente tutti sì, due no, però non ci siamo impegnati più di tanto. Però per esempio proprio sul referendum promosso dal gruppo della Borsellino a Palermo che era sull'acqua, a me i compagni di Sinistra e Libertà ci avevano contattati, sono stata io che mi sono defilato un pochino, anche perché
sì, c'è un gruppetto, quello che vuoi, però è un gruppetto di 15-18 persone che non campa di politica, quindi le riunioni, certo, i coordinamenti sono impegnativi. È militanza. Poi con tutte le beghe, le liti, molto spesso per il nulla, per questioni personali, da tutte le parti, tutto il mondo e il paese, francamente. Tra l'altro io vi voglio dire, oggettivamente, io non sono un politico mentalmente, quindi non ho quella scafitudine che bisognerebbe avere. A volte mi sento anche un po' inadeguata e sprovveduta. La capacità di ascolto, per fortuna, e di comprensione non mi manca, quindi laddove penso e spero che il Radicali di Palermo, non Donatella, perché Donatella oggi a Palermo, domani non lo so manco io, possano avere uno spazio dove possano continuare. Io mi auguro che questo gruppo, che sono riuscita faticosamente a mettere su, faccia tesoro di questa cosa, riesca in qualche modo a insistere per portare avanti quelle che sono le battaglie che, almeno per me e anche per gli altri compagni, spero, sono più importanti, che sono appunto quello del problema delle carceri, sì, nel suo contesto generale, il sistema della riforma della giustizia, ma che significa anche altro. Significa, io leggevo l'altro giorno per caso, ho scoperto di questo accesso agli atti che hanno fatto i radicali genovesi per le ASL, e infatti ho chiesto di mandarmi un po' di documentazione di come si sono mossi i radicali di Genova, per vedere un po' come eventualmente. Certo. Mi è stato mandato un file, un modulo, ma non si apre bianco, quindi ho riscritto per favore non mi si apre, mi ero messa in contatto. E allora questa qua sarà un ottimo argomento per un prossimo contatto con la Sicilia. L'accesso agli atti, era così, accessi agli atti, per far sì che le ASL facciano le visite ispettive che devono fare negli istituti di pena e che non fanno. Certo. Sicuramente. Mi stavo muovendo in questo. Io spero che tra iniziative a livello comunale e tutto il resto, anche questa battaglia che facciamo noi diventi ancora più allargata in questo senso. È evidente che non me la svendo e non me la vendo. C'ha un nome che si chiama Radicali Italiani, la cosa. Questo va da sé, prima di tutto. Certo. Gli altri, se ci vogliono stare insieme a noi, in maniera paritetica, quello che vogliamo, però è ovvio che le iniziative, se noi le promuoviamo, ci smazziamo per trovare contatti e tutto il modo per mettere su un lavoro, quantomeno io questo non è che lo pretendo, io lo rivendico tutto e voglio che ci sia questo riconoscimento per i radicali di Palermo, pochi o molti che ci si sia ridotti rispetto a 20 anni fa. Pochi o molti, sì, sì, è questa la linea che ho tracciato, e non torno sui temi e sul metodo. Sugli argomenti, certo. Come sempre, insomma, è importante raggiungere uno scopo, poi con chi è compagno di cammino, insomma, non è poi tanto importante. No, appunto, non mi interessa. Va bene, Donatella, noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità, anche se siamo un po' in ritardo. Spero che Roberto sia in linea e ci ascolti. Sì, sono in linea e vi ascolto. Perfetto. Vi ascoltate. Okay. Possiamo dare appuntamento a Donatella a una prossima, ovviamente, report, magari anche con l'immagine, e possiamo a questo punto salutarla e la ringraziamo. Lo spero anch'io di potermi fare vedere. Va non bene, sono d'accordo. Nella migliore delle mie forme, ma però insomma mi si può, ma non c'è problema. Grazie a voi, ragazzi. Ciao Donatella, puoi chiudere la conversazione, Donatella. Ecco, sono le 21:35, TV Radicale, siamo in diretta, collegati con il nostro direttore Gianni Colaciona. Gianni, a questo punto sarebbe previsto, con 35 minuti di ritardo, una leggera euforia. Però non vedo Claudia in linea. Tu hai notizia? No, anch'io non la vedo in linea. Queste sono le notizie. E quindi non so se tu vuoi mandare in chiusura l'intervista ad Elia, che non l'abbiamo vista tutta, credo. No, l'abbiamo mandata già tutta. Tutta? Sì. E allora a questo punto facciamo una chiusura qui. E... bene, allora chiudiamo le trasmissioni in diretta di TV Radicale. L'appuntamento è per sicuramente il congresso di Radicali Italiani, le 4 giornate dal 29 ottobre al 1 novembre. Lì ci saranno le telecamere di TV Radicale che faranno delle interviste che poi immediatamente pubblicheremo
sul nostro sito. L'appuntamento invece in diretta con la trasmissione in diretta di TV Radicale è fissato per domenica 6 novembre 2011 a partire dalle ore 16. Ecco, Roberto Mancuso e Gianni Colacione. Devi dire Gianni Colacione, Gianni. Ah, non avevo capito, perché ho capito è verbo, invece è congiunzione. Roberto, facciamolo che viene bene. Roberto Mancuso e Gianni Colacione, che però voleva anche mandare un saluto in qualche modo dove si trova a Simoncelli, che purtroppo oggi ha perso la vita nel MotoGP. È vero, è vero. Salutiamo Simoncelli ovunque gli si trovi e chiudiamo qui le trasmissioni in diretta di TV Radicale. Buona serata a tutti. Buona serata.